Beh, la può. No, l'idea è che abbiamo una fessura. Se avete una fessura che non ha nessun appiglio da prendere nessun in appiglio verticale, esatto, o su, diciamo, comunque su terreno abbastanza verticale, un modo per salirla è questo, cioè con le mani vi mettete in trazione, i piedi sono in spinta e quindi sfruttate l'attrito per riuscire a tenere sui piedi. E Raffo sta facendo una cosa che è leggermente diversa, non so, per darvi l'idea di quanto la Dulfer sia un casino e vada evitata il più possibile. Perché se trovate, è voi molto faticosa. Se state così attaccati per 5 minuti, alla fine avete gli avambracci che si fiscono. Un altro modo per fare una fessura è quello invece di stare più verticali. Quindi con le due braccia in questo modo e cercando di incastrare i piedi, magari mettendoli in corda rossa, forse già vai verticale e poi torcendoli. Quindi un po'. Aiuto! Ostico. Tante volte provate. Queste sono tutte delle tecniche un po' più di prima, un po' più romantiche. Facciamo vedere bene la base. Dopo questi, man mano che si presentano, si possono vedere. Dulfer fa la vedere sulla pianta. Vabbè, difficile spiegare e farla capire, però. Sì, ma così va bene. Lui dove è adesso? Beh, lui, dai, lì ci sei. L'importante della Dulfer è tenere le braccia sempre distese, non andare mai a chiudere quando si caricano. E quando, come dicevamo prima, muovere sempre un piede e una mano alla volta qua. E il piede che va mosso è l'opposto del braccio che è in tensione. Se facciamo lo stesso braccio o piede, sbandieriamo e scendiamo indietro. Sbandierare vuol dire andare in rotazione. Cioè se io questa l'affronto uno in questo dei modo, problemi che io sto così, vedete che vado da primi da questa parte qua, il ruoto. Se invece parto col piede giusto così, posso alzare questa mano, la incastro, metto l'altro piede, riesco a salire, non ci metto ancora l'altra mano e l'alzerò. Non è così semplice, però vedete braccio e piede opposto, e sono questi che mi spingono su. Se vado su questo, prendo un'altra con la braccio e piede opposto, mi fermo, prendo ancora questo, sono ancora sugli opposti. Stefano è nascosto.